Ok, mi sentite? Benissimo. Allora, questo video serve per, come potete vedere, ho diviso lo schermo con me, col programma EMXP. E oggi praticamente devo gestire dei suoni che ho nell'hard disk del mio Emacs 2. Siccome l'hard disk è originale e ho paura che potrebbero perdersi, dei suoni che anche non avevo ancora ascoltato, perché io lo utilizzavo in un'altra maniera e non utilizzavo i suoni suoi, e niente, praticamente oggi ho scoperto un suono che c'era e ho pensato perché non salvarlo su floppy e far vedere un video, e quindi oggi si può far vedere questo. Dato che la gestione di MXP non è così semplice, chi non sa l'inglese magari si trova un po' in difficoltà con i video tutorial, però noi parliamo in italiano, spero che mi potete capire. Bando alle ciance. Allora, l'obiettivo: prendere un banco dell'hard disk e salvarlo sul emulatore floppy USB. Allora, premetto, questo è un Emacs da 2 mega, quindi se tu carichi la memoria totalmente hai bisogno di 4 dischetti, ok? E quindi 4 immagini nel USB. In questo caso, questo suono, siccome me lo sono preparato, preparato per farvi vedere quali sono i passaggi. Questo suono qua ha solo 2 dischetti, quindi solo 2 immagini. Quindi ha la particolarità magari essere un pochino più veloce per la gestione. Ok, noi dentro abbiamo chi è già in possesso di queste chiavette, dei file puliti, che poi alla fine non erano puliti i miei, c'era già il sistema operativo, però noi vi facciamo vedere dove bisogna andare per poter installare il sistema operativo in ogni immagine. Ok, allora, il suono che a me interessa adesso ve lo faccio sentire, non so se vi possa piacere, è questo. Quindi, la prima cosa da fare è, dal lettore floppy, premere il tasto eject del USB. Ok. In maniera che si spegne la luce della USB. Se avete una chiavetta con la luce, naturalmente. Questa è una chiavetta che ha una piccola luce interna. E niente, carichiamo sul computer. Ok, allora andiamo nei nostri bianchi, ci prendiamo gli ultimi 2
perché sappiamo che sono due, eventualmente prendetene sempre quattro o copiatele. Io li taglio perché la memoria della chiavetta è piena. Quindi l'abbiamo tagliati e li mettiamo nella nostra cartella MXP, nella cartella immagini, ok? Incolla. Ok. Poi che cosa facciamo? Rinominiamo i file con il nome del banco che stiamo copiando. In questo caso è un banco fatto, quindi eventualmente quando ne fate voi nuovi, scegliete voi, in questo caso come vedete nella mia cartella ci sono piano re, piano e, quelli sono appunto campioni che ho fatto io. Ok, allora rinominiamo questo file che si chiama 199 e poi rinominiamo il file che si chiama 200. Quindi questo banco si chiama MIDI Strings e lo chiamiamo 1. Poi prendiamo il nostro simpatico file, copia, andiamo qua. Incolla, 2, troppo spazio, 2, ok, perfetto, l'abbiamo caricato nella cartella image, non so se praticamente dentro la quando spacchettate MXP, quando spacchettate il programma MXP c'è una cartella con la cartella che si chiama image. Ok, selezioniamo 1 perché adesso si va di tastiera e andiamo a scegliere adesso 2 perché dobbiamo elaborare il file del MX2. Ok, poi noi dobbiamo controllare intanto se il sistema operativo è stato messo, se non è stato messo lo mettiamo noi, quindi andiamo su 3, selezioniamo il nostro con le freccette, con la barra spaziatrice selezioniamo, mettiamo la X, facciamo Enter e poi mettiamo e dobbiamo scegliere dove va messo questo sistema operativo. Quindi in questo caso copy operating system to MX2 HXG floppy disk image. Ok, andiamo su 6 e mi dice ok, siamo su image. Dove andiamo? Scendiamo con le frecce e selezioniamo, vedete che le parentesi quadre cambiano da piccola a grande, ok? Cioè da aperte a chiuse, ok? E selezioniamo mid string 1, come vedete qua era già stata caricata una batteria TR808, ok? E selezioniamo il file 1 e facciamo Enter e mi dice guarda che il file midstring 1 contiene un sistema operativo Emacs di versione 2.14. ok, press yes to overwrite oscillator Emacs 2 area. Ok, invece, siccome c'è già noi non lo facciamo, se no avremo sovrascritto lo stesso sistema operativo, vedete? Sono tutti e due combaciano. Quindi
dice premi qualsiasi altro tasto per dire no. Quindi poi adesso torniamo indietro, ESC, torniamo indietro, ok? Quindi la prima cosa che abbiamo fatto non serviva in questo caso, però se volete vi faccio vedere, visto che sono già carichi, vi faccio vedere anche cosa viene gestito da qua. Questo file, andiamo a vedere che cosa c'è dentro. Andiamo su 7, selezioniamo con le frecce il nostro midstring 1, anche se dentro non c'è il midstring. Ok, se noi adesso andiamo a premere invio, possiamo vedere copy, converti, estrai tutti i campioni in WAV, praticamente dal file che abbiamo già i campioni possiamo estrarre, suona tutti i sample, poi crea un report di quanto c'è dentro, prendi oppure un'immagine, questa immagine la copi su Emacs o su Emacs 2, puoi farlo, puoi modificare il sistema operativo, vedere che cosa c'è dentro e poi altri file. Noi facciamo di nuovo ESC. Ok, poi noi qua andiamo a vedere cosa c'è dentro. Ok, noi possiamo intanto vedere che preset ce n'è uno e ci sono 13 sample. Già da qua capiamo quanto ce n'è. E andiamo a vedere su S, su sample. Eccoli qua. Praticamente noi abbiamo i nostri campioni, che sono 13, con gli effettivi millisecondi di durata, quanto occupano in memoria e se il loop c'è o no. Torniamo indietro. Bene, praticamente ora possiamo vedere M. Andiamo a vedere M. Ritorniamo 7. Andiamo di nuovo. Volevo farvi vedere una cosa. Selezioniamo il nostro file. Preset. Andiamo a vedere preset. Ok. Preset. Ok. Eccolo qua il nostro preset. Selezioniamo. Possiamo scegliere i dettagli, le voci e la zona della tastiera. Andiamo su OK. Ok? Allora, vediamo che i nostri campioni sono un tasto solo. C1, C diesis 1, Re, Re diesis 1, ok? Praticamente questa. Non c'è nessun crossfade, non c'è niente. Arpeggi non ce n'è. Poi, ritorniamo su S, sample l'abbiamo visto, range, premiamo più, ok, report, ritorniamo su preset,
selezioniamo il preset, allora detail, voice, andiamo a vedere. Ok, e qua abbiamo le voci. Bene, questo è cosa in più che non dovevo farvi vedere, appunto. Però è utile farvi vedere che appunto è tutto, funziona in maniera particolare. Non so se qualcuno sta scrivendo, io purtroppo sto viaggiando, andando dritto e cercando di essere meno prolisso possibile. Ok, togliamo l'USB, anzi no, mettiamo i due mid string. Mettiamo i due mid string in colla. Ok, abbiamo messo i due mid string e ora che sono, ricordiamoci che sono o vuoti o già pieni di altre cose. Ok? Chiudiamo la cartella. Adesso lo inseriamo nel nostro campionatore. Purtroppo non posso farvelo vedere perché non ho l'altra telecamera, sono ben volentieri. Selezioniamo dal display, io c'ho un emulatore floppy col display OLED. Selezioniamo da Eject in caricamento, quindi si illumina anche la USB in questo caso, e selezioniamo i suoni quali sono, in questo caso anche appunto il mio display mi fa vedere i nomi. Ok. Non so se mi vedete. Sono avvolto dai cavi. Allora, una cosa fondamentale sull'Emacs 2, controllare su quale drive stai lavorando. Con il tasto Drive Select si può direttamente scegliere dove dobbiamo lavorare. Selezioniamo, io in questo caso SCSI 0, cioè floppy, che è quello che mi interessa. Il suono era già caricato, ve lo sto dicendo, dall'hard disk. Ok, a me interessava questa basso. Perfetto. Quindi andiamo su Preset Management e 8. Selezioniamo 8. Mi dice salvare tutto in 16 bit in due dischi. Ok? Già mi sta dicendo appunto che quello che stiamo sentendo va solo su dei dischi, per quello io avevo scelto. Eventualmente chi è, ti esce scritto 2, 4, insomma è molto semplice. Poi chi ha un campionatore, un Emacs 2 a pieno carico, cioè con 8 mega, praticamente si troverà a dover usare 16 floppy oppure 16 immagini. Allora, noi abbiamo selezionato MIDI String 1 e dice
Save in 16 bit to yes o no? Yes. Adesso sta salvando. La lentezza è data perché l'interfaccia ha quel genere di tempistica, se no sarebbe stato molto più veloce, però appunto l'interfaccia di floppy dell'Emacs era così lenta e quindi il floppy l'hanno rallentato e messo il suono per ricordare la scrittura sul dischetto, ma è solo una cassa. Siamo ancora a disco 1, eh? Immaginatevi il 16. Disco 1. Ok, adesso mi dice insert disk 2 e press enter. Noi con il nostro selettore selezioniamo il 2, ok, e preme enter. E aspettiamo il secondo dischetto. Attendere, prego. Bene. Questa attesa spasmodica. Non so se si sente anche il rumore di fondo della ventola di raffreddamento che ha questo Emacs, perché appunto avendo un hard disk scaldava un po' tanto. Perfetto, e ha salvato, ok, il nostro famoso suono. Buon proseguimento, alla prossima, quando vi farò vedere come gestire i campioni e metterli dentro un dischetto e fare un bel campionario. Grazie di tutto.